primavera del 1944 i tedeschi avevano previsto di realizzare una prima linea gotica su Fogna. Tutta la popolazione di Mondaino fu fatta allontanare e quindi anche noi dovemmo abbandonare Mondaino e trasferirci nell'interno. Ci trasferimmo nelle campagne di Montefiore Conca e lì a Montefiore Conca praticamente rimanemmo fino al passaggio del fronte. Ma quando a fine di agosto 1908, settembre mi pare che sia stato, del 1944, le truppe anglo-americane sono arrivate su Fogna, non hanno trovato resistenza, sono riuscite a passare. Quindi Mondaino si è salvato. Mondaino si è salvato, ma le truppe anglo-americane si sono fermate proprio a Montefiore Conca. Noi eravamo nella vallata tra Montefiore Conca e Gemmano, cioè in mezzo tra i due eserciti. Tutte le bombe, sia degli uni che degli altri, cadevano dove eravamo noi. La prima bomba che è scoppiata vicino a noi ha ferito una scheggia, ha ferito mio fratello ad un piede. A quell'epoca non c'erano gli antibiotici e quindi scoppiò immediatamente la gangrena. Mio fratello aveva 9 anni, con la febbre altissima, la gamba gonfia, il piede cianotico, nero, un punto di morte. E quindi a quel punto, visto che i due eserciti si combattevano, ma gli inglesi non riuscivano a sfondare, quindi gli zii e mio padre decisero che avremmo dovuto cercare di liberarci noi, per cercare di portare mio fratello in qualche maniera a farlo curare. E quindi ci prendemmo su una mattina all'alba, deve essere stato 8-9 settembre del 44. Io presi mio fratello sulle spalle e ci incamminammo in lunga fila. Lo zio Giuseppe, che teneva per mano le sue due bambine più piccole, la zia Lina con Maria, la bambina più grande, Cesare, il loro figlio. Poi venivano mio padre e mia madre, e io con mio fratello sulle spalle. Riuscimmo a passare in un boschetto e quando sbucammo dal boschetto ci trovammo davanti un soldato nero di pelle. A quell'epoca non avevamo mai visto una persona di pelle nera. Nero, con un mitra spianato, che stava per sparare. Lo zio Giuseppe con i due bambini era il primo. Questo soldato ha visto sbucare da un boschetto quest'uomo con queste due bambine e non ha sparato. Ha fatto segno di passare e ora siamo passati tutti quanti. Siamo riusciti a liberarci. Abbiamo passato il fronte. Io ricordo che eravamo praticamente arrivati sul pendio, in cima, e nella valle successiva la valle era piena di mezzi, carri armati, tende, jeep. Mai visto una jeep in vita mia fino ad ora. E quindi bulldozer, una cosa incredibile, ecco, la valle piena di militari, di cose, che fu una cosa incredibile. Riuscimmo a superare la valle. Alla fine della valle, praticamente la salita successiva, facemmo 13 chilometri a quell'epoca di montagna con mio fratello sulle spalle, io ragazzino, 14 anni avevo. Però poi quando arrivamo alla fine della salita ci prese un temporale incredibile e io non sapevo più fare altro che mettermi a piangere, perché improvvisamente mi mancarono le forze.
non ero più capace di fare un passo. Con mio fratello sulle spalle avevo paura che mi cadesse. E piansi. Poi arrivò mio padre, prese mio fratello e arrivavamo a casa lì vicino. Ci fermammo lì e poi riprendemmo. Lì i signori, i padroni della cosa, ci diedero un piccolo carretto dove appoggiai mio fratello. Gli ultimi chilometri li facemmo così, quindi non avevo più mio fratello sulle spalle, ma lo tiravamo così. E ci incamminammo sulla strada. Questa volta era una strada normale. Poi improvvisamente fummo presi dal terrore, perché sentimmo in lontananza un rumore come dei canti, come delle marce. E un rumore di camion che ci ricordavano i camion dell'esercito italiano. Quindi fummo terrorizzati, avevamo paura che i tedeschi avessero sfondato a loro volta e che quindi stessero arrivando di nuovo i tedeschi o i soldati delle Brigate Nere. Ebbene, invece erano camion del nuovo esercito italiano, erano i militari della Friuli, del nuovo esercito italiano, che cantavano l'inno del Piave. Quindi pensate che cosa sia stato quel giorno per quel ragazzo. La liberazione, quel giorno della liberazione.